Vento caldo da sud, pioggia che manca da oltre un mese, vegetazione secca assetata, temperature che sfiorano i 40 gradi. E dopo qualche giorno dalle fiamme che hanno divorato il costone, che dall'abbazia di San Giovanni in Venere porta al mare, querce ed acace soprattutto, ecco che un nuovo incendio è divampato all'improvviso nelle ore più calde della giornata. Stesso punto, stesso luogo, lungo uno dei tornanti sul promontorio che si affaccia sul mare. Immediatamente scattato l'allarme grazie ad un automobilista, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Lanciano con un mezzo. Si sono calati lungo il pendio per spegnere il primo focolaio che avrebbe potuto causare l'ennesima seria emergenza. Protezione civile della locale sede che ha fornito il proprio contributo. Autocombustione o la classica cicca le possibili cause, ma si riflette su un luogo che ogni anno prende fuoco nella consuetudine che lascia perplessi. Questa volta però l'intervento tempestivo ha circoscritto le fiamme domate prima che si estendessero alla fitta macchia mediterranea.